Buongiorno a tutti. Eccoci qui. Cominciamo oggi l'open day, una serie di open day nella nostra scuola. Apriamo le porte anche quest'anno in maniera virtuale e accogliamo tutti i genitori e i ragazzi che in questo momento sono collegati con noi per prendere visione, insomma, della nostra offerta formativa, della nostra realtà scolastica. La nostra è una scuola, aggiungerei una bella scuola. Siamo qui oggi per presentarla, io in qualità di dirigente scolastico e quindi do il benvenuto a tutti voi che ci state seguendo, la vicepreside, la professoressa Cariota, che è qui alla mia destra, il professor Brioschi, qui alla mia sinistra, docente di matematica e fisica, nonché animatore digitale della scuola, e in regia abbiamo il prezioso professor Riccardo Pedercini, che si occupa dell'orientamento e che mantiene i contatti e la comunicazione con tutti voi dall'inizio alla fine, insomma, quando avete bisogno di informazioni scrivete alla mail orientamento.severi ed è il professor Pedercini che risponde. Con il professor Pedercini c'è la professoressa Giulia Maino, anche lei che si occupa dell'orientamento, è qui con noi per poter, insomma, aprire questa giornata alla quale seguiranno poi altri due incontri, uno a dicembre, non ricordo adesso la data, probabilmente il 15 di pomeriggio, e poi l'ultimo appuntamento è previsto per gennaio. E in quell'occasione abbiamo ancora un punto interrogativo, nel senso che in base all'andamento della situazione legata all'emergenza Covid, valuteremo la possibilità di vederci fisicamente a scuola. E, quindi cominciamo con la presentazione della nostra scuola. Oggi tocca al liceo scientifico. La professoressa Cariota ci parlerà un po' di questa scuola, farà un po' anche un excursus storico, vero? Perché lei è qui da anni e quindi ci può dare molte informazioni. Io sono qui relativamente da poco, però insomma ci teniamo a farvi vedere che cosa cerchiamo di fare nella nostra scuola e con quale spirito accogliamo i ragazzi che si iscrivono da noi. E quindi presentiamo l'offerta formativa, avremo la possibilità di farvi fare un giro nei nostri spazi con un filmato che è stato realizzato dagli studenti. E oggi, in rappresentanza di tutti i nostri studenti, abbiamo Greta e Matilde, che sono lì al tavolo e che sono qui per rispondere eventualmente alle domande che i ragazzi vogliono fare e dare delle risposte appunto dal punto di vista degli studenti. Io direi di cominciare subito perché abbiamo tante cose da dire e soprattutto poi vogliamo lasciare spazio alle vostre domande. E vi dico anche che aggiorneremo la pagina sul sito della nostra scuola, nella sezione dell'orientamento, aggiungendo i materiali che oggi vi presentiamo e eventualmente poi prepareremo, come lo scorso anno, anche le FAQ, no, Nicoletta? In base alle domande che ci verranno poste, vedremo quali sono le domande più frequenti e le pubblicheremo sul sito, così potete avere delle risposte anche in tempo reale quando vi occorrono delle risposte. Allora do subito la parola a Simonetta e poi siamo qui per rispondere a Nicoletta, scusi, e poi siamo qui per rispondere a tutte le vostre domande. Allora, buongiorno a tutti. Cercherò di presentarvi l'organizzazione della didattica nei suoi aspetti generali e anche l'offerta formativa. Cercherò di non dilungarmi troppo per lasciare spazio alle vostre domande. Potete già, anche durante la presentazione, potete cominciare a scriverle nella chat di YouTube, dopodiché i due colleghi che sono alla regia ce li trasmetteranno sui nostri cellulari e noi, la preside, io e le studentesse, il professor Brioschi, potranno dare risposta. Quindi presentazione, cercherò di renderla breve, leggera, anche se davvero si potrebbe parlare per ore e ore della nostra scuola, della nostra bellissima scuola, e per dare poi spazio alle vostre domande. A metà della presentazione faremo partire il filmato, questa tour virtuale della nostra scuola. Diceva la preside, un po' di storia, brevi cenni, diciamo.
Il Severi Correnti è un istituto che nasce nel 2008-2009 dalla fusione di due realtà scolastiche preesistenti, cioè il Liceo Scientifico Francesco Severi e l'Istituto Professionale Cesare Correnti. In realtà è stato il Liceo Severi, che prima divideva gli spazi con il Tenca e i Bastioni di Porta Volta, a essere trasferito nella sede che era già da molti anni del Cesare Correnti, in questa bellissima sede. E direi che si è creata quindi una realtà scolastica nuova, l'unione di un professionale, di un liceo scientifico, forse un unicum nel panorama scolastico lombardo, ma direi che il liceo ha potuto da quel momento usufruire di spazi laboratoriali, di aule molto ampie, che nei normali licei, diciamo, del centro storico sicuramente non possono avere. La sede, ecco, vedete in questa slide due vedute dall'alto del nostro istituto. È un edificio di pregio architettonico realizzato su progetto dell'architetto Arrighetti, inaugurato nel 1957. Da quel momento era appunto sede del professionale Correnti. Ci sono state varie ristrutturazioni, una prima che fosse trasferito il Liceo Severi, un'altra che ha riguardato gli spazi esterni e tutti gli infissi, che poi vedremo, sono molto ampi e danno grande luce, grande aria ai nostri spazi, nel 2015. E quest'anno, per il suo impulso della nuova dirigente, è stato fatto un restyling veramente molto molto notevole degli spazi interni del piano terra, è stata fatta una tinteggiatura delle pareti, sono stati inseriti molti nuovi arredi, piante, e come vedremo poi in slide successive sono stati creati anche degli spazi esterni, delle aule esterne per usufruire anche del nostro bellissimo giardino. Ecco, nelle slide successive vedete un'immagine per esempio del corridoio del lato del piano terra, con i disegni, gli affreschi potremmo dire, fatti dai nostri studenti sotto la guida chiaramente dei docenti di storia dell'arte e di disegno. Vedete anche la palestra. Ecco, poi nella slide successiva vedete le nostre aule, una nostra aula. Ecco, potete vedere l'ampiezza delle finestre con questi meravigliosi infissi di tedeschi di ultima generazione che danno sul nostro bellissimo giardino, pieno di piante verdi, e in certe aule, nelle aule del lato nord, poi lo sfondo è quello delle tre torri di City Life. Vedete anche un laboratorio, che ci sono, come vedremo, vari laboratori molto attrezzati e soprattutto davvero utilizzati, cioè non sono lì per bellezza, ma vengono utilizzati quotidianamente. C'è chiaramente tutta una turnazione per garantire a tutte le classi l'accesso ai laboratori, ma non c'è uno spazio libero. Ecco, nella slide successiva appunto vediamo questi spazi esterni che quest'anno la dirigente ha voluto attrezzare con questi arredi che consentono di fare lezione all'aperto quando c'è bel tempo, o anche semplicemente avere dei momenti così di svago o anche di lettura, di studio se possibile, all'esterno. Vedete anche nella slide, nell'immagine più a fianco, ecco un'immagine della facciata, del lato del nostro edificio, vedete le nostre piante, e queste direi sono caratteristiche che rendono il nostro liceo unico. La slide successiva mostra la piantina, la carta, insomma, in cui si vede come il nostro liceo sia veramente servito egregiamente dai mezzi pubblici. Perché vedete che addirittura abbiamo tre fermate della linea 5, Portello, Tre Torri e Domodossola, molto vicine alla nostra scuola. In più a Domodossola arriva il passante ferroviario, le Ferrovie Nord, quindi diciamo che la scuola è ben collegata anche con la zona nord di Milano. In più abbiamo anche fermate di autobus molto vicine, e si fermano in Corso Sempione
tre tram, il tram 1, il 12, il 19. Però quello che mi preme dire è che i nostri studenti che amano utilizzare i mezzi propri, molte biciclette, moltissime biciclette, abbiamo le rastrelliere per ospitarle e motorini, per cui arrivano a scuola a frotte, no? Con le loro biciclette, è molto bello anche vederli la mattina arrivare così. Siamo per la mobilità sostenibile, la vogliamo incentivare, quindi non gravare sui mezzi pubblici, ma servirci, venire a piedi, venire con la bicicletta, ecco, anche per non avere impatto ambientale. Quindi, comunque, insomma, la nostra scuola è veramente ben servita dai mezzi. I nostri spazi, certo, le immagini non danno proprio un'idea di quello che è l'ampiezza dei nostri spazi, forse nel tour virtuale potrete vedere meglio le cose. Comunque abbiamo laboratori di informatica, di fisica, di chimica, di anatomia, microscopia, palestre, tre palestre addirittura. Da quest'anno 6 aule esterne, come vi dicevo, nel giardino, aule di disegno, una biblioteca, poi ne parleremo, la vedremo subito dopo nel dettaglio, l'aula magna che vedete, l'infermeria e il bar che c'è, ma purtroppo quest'anno per la situazione epidemiologica non abbiamo potuto far riaprire. Speriamo nell'anno prossimo. Ecco la biblioteca, è stata completamente rinnovata quest'anno, sia con una tinteggiatura vivace, con l'inserimento di comodi divanetti, di sedie, di tavoli, che è diventata veramente molto accogliente. È in corso anche il riordino dei testi, anche con, vengono invitati gli studenti a partecipare a questo riordino nell'ambito del PCTO, cioè la vecchia alternanza scuola-lavoro. Ma la biblioteca vuole essere il centro di anche iniziative che coinvolgano, che ci colleghino con l'esterno. C'è un progetto biblioteca che prevede percorsi di lettura, lezioni in biblioteca, ma anche incontri con autori, con scrittori, gemellaggio con biblioteche vicino. Insomma, abbiamo un progetto biblioteca, docenti appassionati che lo sostengono, sempre nella speranza di spingere i ragazzi a utilizzare la biblioteca, ma soprattutto incentivare in loro il piacere di leggere, il gusto della lettura. In questa slide vedete il laboratorio di scienze, anche, come vi dicevo, sempre ordinatissimo, perfetto e veramente sempre utilizzato. Il laboratorio di fisica. Poi vedete delle immagini di disegni fatti dalle classi prime. Abbiamo al momento un'aula di laboratorio di disegno dotata proprio di tecnigrafi e ne stiamo allestendo un'altra proprio per dare spazio a queste attività che richiedono l'uso del tecnigrafo. Vedete qualche compito delle classi prime, qualche elaborato, classi terze, classi quarte. Ecco, disegno e storia dell'arte è una materia molto importante anche all'interno del liceo scientifico e il disegno tecnico è anche compreso nei programmi ministeriali. Adesso veniamo proprio al cuore forse della presentazione, cioè alle caratteristiche della nostra scuola. Come vi dicevo, in questa sede troviamo un liceo scientifico e un professionale, ma devo aggiungere anche che dal 2014 abbiamo aperto un liceo linguistico che ha tuttora un forte riscontro da parte delle famiglie. Quindi, vedete, gli alunni iscritti al liceo scientifico, quindi solo quelli dello scientifico nel corrente anno scolastico, sono 772. Le classi prime di liceo scientifico quest'anno sono 7. Le classi quinte altrettante.
Il numero varia un po' perché le seconde sono 5, le terze sono 7, le quarte sono 6, insomma il numero medio di alunni per classe è 24-25. Il numero è un po' più alto nelle classi di biennio, certamente nelle prime e anche nelle seconde, poi nelle classi seguenti, successive, cambia un po', diciamo che le quinte sono forse un po' meno numerose, però insomma il numero medio di alunni è questo, 24-25. Veniamo proprio all'articolazione oraria settimanale. Cominciamo col dire che dal 2015 l'istituto ha scelto di tenere le lezioni dal lunedì al venerdì, non nel giorno di sabato, quindi le lezioni sono su 5 giorni. L'orario settimanale varia dal biennio al triennio. Il biennio, cioè le classi prime e seconde, hanno 27 ore settimanali, che su 5 giorni significano 2 giorni con 6 ore di lezione e invece 3 giorni con 5 ore. Le classi invece di triennio, ovvero le terze, le quarte e le quinte, hanno sempre 6 ore di lezione. L'ingresso, allora, noi nella slide presentiamo quella che è l'articolazione oraria in tempi normali. A dire la verità, in quest'anno, in tempi di emergenza sanitaria, su indicazione del prefetto, abbiamo dovuto fare entrare il 25% degli studenti alle 10 tutti i giorni con una rotazione di classi, ma speriamo l'anno prossimo di tornare al nostro orario normale, che prevede l'ingresso alle 8 e poi ore più o meno di 60 minuti, salvo, come vedremo poi, gli intervalli, e quindi la sesta ora che termina alle ore 14. 6 ore di lezione possono essere un po' pesanti, quindi abbiamo pensato di prevedere 2 intervalli. Uno a cavallo fra la seconda e la terza ora, un po' più breve, e un altro invece a cavallo fra la quarta e la quinta, un po' più lungo, di 15 minuti. Quindi diciamo che i ragazzi hanno il tempo, per dir così, di tirare il fiato, insomma, e poi riprendere la concentrazione nell'ora successiva. Diciamo che l'abbiamo introdotta nel 2015, se non ricordo male, e ormai è, come dire, non è più stata messa in discussione. Certo che richiede da parte dei ragazzi una certa capacità di organizzarsi. È ovvio che non significa chiudere i libri il venerdì all'una o alle due e riaprirli al lunedì mattina. È ovvio che durante il fine settimana i ragazzi dovranno fare una sorta di piano, no? Cioè organizzarsi e dedicare del tempo a quei lavori, a quei compiti che hanno bisogno di tempi un pochino più distesi, come, non so, elaborati di italiano, oppure insomma ripasso, preparazioni di interrogazioni, di compiti, ecco. Chiaramente si fa appello al senso di responsabilità dei ragazzi, perché non è pensabile chiudere i libri, appunto, come vi dicevo, per 2 giorni di fila. Vediamo il quadro ordinamentale, quello delle discipline, che le materie, come si dice, e qual è il monte ore settimanale di ognuna. Andiamo in orizzontale a leggere questa tabella. Allora, la lingua e letteratura italiana ha sempre 4 ore settimanali, dalla prima alla quinta. Lingua e cultura latina, 3 ore settimanali dalla prima alla quinta, così l'inglese, lingua e cultura straniera, che per noi è l'inglese, 3 ore settimanali. Poi, al biennio abbiamo 3 ore settimanali di storia e geografia, che è considerata una materia unica, quindi poi è l'insegnante che distribuisce all'interno le due materie, all'interno delle 3 ore settimanali. Invece, a partire dalla terza, subentra un nuovo insegnante e nuove discipline, cioè la nuova disciplina della filosofia. Quindi, dalla terza alla quinta, abbiamo 2 ore settimanali di storia e 3 di filosofia. Arriviamo alla matematica. Matematica con elementi di informatica. Nel primo biennio, cioè prima e seconda, 5 ore settimanali. Al triennio, 4 ore.
La fisica al contrario, 2 ore al biennio e 3 al triennio. Il totale delle ore settimanali fra matematica e fisica, come vedete, è sempre 7, diversamente distribuite fra biennio e triennio. Scienze naturali, cambia il monte ore settimanale, 2 ore al biennio, passano poi a 3 al triennio. Mentre disegno e storia dell'arte, scienze motorie e sportive, 2 ore settimanali per tutti e 5 anni. Poi c'è l'ora di religione o di alternativa. Il totale lo vedete, 27, 27, 30, 30. Questo è un po' il quadro, diciamo, delle discipline. Ora, qual è lo scopo? Lo scopo è sicuramente quello di fornire ai nostri studenti di una preparazione a 360 gradi, come vedete, sono veramente presenti le principali discipline. Certamente il focus è sulle materie scientifiche, ma io insegno latino e storia, italiano, vi garantisco che anche le materie letterarie hanno uguale dignità e sono curate molto attentamente. Quindi, diciamo, fornire agli studenti una preparazione ampia a 360 gradi che possa consentire agli studenti di affrontare qualsiasi percorso universitario con successo, ma guardiamo anche un po' più in là, guardiamo al mondo del lavoro. Oggi noi non possiamo neanche prevedere quali professioni realmente si creeranno quando arriveranno i vostri figli nel mondo del lavoro. Quindi noi dobbiamo fornire ai nostri studenti non tanto forse competenze tecniche, analitiche, specifiche, ma forse una sorta di cassetta degli attrezzi, degli strumenti intellettuali che consentano agli studenti di affrontare un problema nuovo di qualunque tipo, in qualunque ambito lavorativo, avere gli strumenti per sapere come affrontarlo, gli strumenti per analizzarlo, cercare il modo di risolverlo e anche l'idea, insomma, di una sorta di acquisizione di competenze che deve durare tutta la vita. Questo è un po' quello che il percorso liceale vuole fornire ai nostri studenti, al di là della preparazione delle singole discipline. Certo, poi un genitore si potrà anche chiedere, sì, mio figlio ha deciso di fare liceo scientifico, oppure abbiamo deciso per nostro figlio, insieme a lui, di affrontare liceo scientifico. Ma se poi in prima non ce la fa, se poi in prima ha delle difficoltà, ecco, e qui la scuola viene in aiuto. Allora, quest'anno è un anno eccezionale, abbiamo moltissimi fondi europei, PON e Piano Estate, per cui abbiamo la possibilità di attivare corsi di recupero anche da subito. L'anno prossimo non sappiamo, però diciamo che la scuola garantisce almeno 3 diversi tipi di intervento di recupero, di sostegno nel corso dell'anno scolastico. Il recupero in itinere, che ogni docente svolge all'interno della propria disciplina nell'orario appunto della mattina, è finalizzato a consolidare conoscenze, contenuti, aiutare i ragazzi proprio a superare, no, gli ostacoli, le difficoltà. Poi ci sono attività extra, pomeridiane. Una è quella dello sportello. Lo sportello è un'attività sempre gratuita o fornita dai docenti della scuola gratuitamente nel pomeriggio, con iscrizione del singolo studente. Lo studente si iscrive per avere l'aiuto per superare difficoltà concentrate magari su un aspetto del programma o anche sul metodo di studio. Ci sono poi invece i corsi pomeridiani di recupero. Lì è il consiglio di classe che individua gli studenti che devono essere avviati al corso di recupero, un corso di recupero che prende in esame i nodi concettuali, gli snodi, anche le difficoltà maggiori, insomma, degli argomenti, dei contenuti trattati nel corso dell'anno. Ecco, accompagnati da attività di potenziamento e di approfondimento. Sì, nel recupero in itinere di cui parlavamo prima, talvolta proprio il docente può decidere di dividere in due la classe e di far svolgere attività di recupero a una parte della classe invece di potenziamento all'altra parte della classe.
prima di procedere magari possiamo interrompere la presentazione e farvi vedere subito quel filmato, quella specie di quel tour virtuale che vi porterà all'interno dei nostri spazi, a vedere la nostra scuola. Buongiorno a tutti, siamo Marco e Chiara e oggi vi diamo il benvenuto al Severi Correnti. Questo è l'ingresso principale situato negli alberghi dove possiamo notare il grande atrio. L'atrio è stato decorato da lavori degli studenti degli scorsi anni. Queste sono le nostre aule, sono tutte munite di LIM e di videoproiettore e sono il luogo dove trascorriamo la maggior parte delle nostre giornate. Questa invece è l'aula informatica del liceo, come potete vedere anche questa supernotazione da parte dell'insegnante. L'aula, come potete vedere, dispone di numerosi computer, considerando anche quello dell'insegnante che è centralizzato e che quindi può regolare e monitorare il lavoro degli studenti durante l'esperienza. Viene solitamente utilizzato per esperienze interattive con programmi come GeoGebra per verificare al meglio concetti matematici e informatica. Questo è uno dei vari corridoi della scuola. Come possiamo vedere, da questa parte c'è la struttura scolastica e adesso entreremo in una terza dello scientifico. Ogni classe praticamente è dotata di una lavagna interattiva, una lavagna a cesso ed è sempre una tavola periodica. Questa è la biblioteca e qui ci richiamo quando abbiamo bisogno di dizionari e di libri di tutti i generi. Per coloro invece che si avvalgono dell'insegnamento alternativo alla religione cattolica, quest'aula può essere utilizzata per lo studio individuale. Questa è l'aula magna e viene utilizzata per le diverse conferenze che si tengono durante l'anno. Qui sulla destra invece si vede il parcheggio di bici e motorini, molto utile per ragioni di sicurezza e molto spazioso. Qui sono presenti vari divani e sono una sorta di spazio relax. Qui ci troviamo in cortile che è stato rivalorizzato durante la pausa estiva, infatti vi si possono trovare degli spazi in cui si può studiare, si può fare lezione anche all'aperto per approfittare del bel tempo. Può essere anche usato per mangiare negli orari di pasto e rientro. Arrivati ai nostri primi due laboratori, quello di chimica e quello di fisica, entreremo ora in quello di fisica. Gli studenti vengono per effettuare esperimenti e studi su argomenti affrontati precedentemente nella classe. È molto attrezzato, come potete vedere, è pieno di strumenti per svolgere al meglio le esperienze di laboratorio. Andiamo adesso invece in quello di chimica. È diviso in diversi banconi in cui gli studenti si suddividono in gruppo per lavorare, quindi tendenzialmente si tratta sempre di lavori di gruppo relativi ad argomenti affrontati durante le lezioni normali. Arrivati ora all'ultimo laboratorio, quello di anatomia e microscopia. È molto ben attrezzato come gli altri e grazie al proiettore centrale è possibile per l'insegnante proiettare il proprio microscopio e far vedere a tutta la classe una certa osservazione. Qui intorno potete vedere numerosi murales realizzati dagli studenti in alcune ore di attività di alternanza scuola-lavoro. Questa è una delle tre palestre della scuola, una che aveva il pallone. Due, e come possiamo vedere qua gli studenti giocano a pallavolo, infatti la struttura permette di giocare o a pallavolo o a basket. Vi ringraziamo di aver seguito questo video.
Vi aspettiamo a scuola e speriamo di esservi stati utili. Arrivederci. Ecco, riprendiamo allora la nostra presentazione. In questa slide vengono riassunte, insomma, alcune attività che propone la nostra scuola. Diciamo che abbiamo una progettualità sempre molto, molto forte ogni anno. I docenti propongono 20-30 progetti, alcuni consolidati nella scuola, altri nuovi. Qui abbiamo soltanto un elenco che riassume in qualche modo le attività di recupero, di potenziamento, gli stage scuola-lavoro, gli interventi di prevenzione e informazione, l'educazione alla legalità, le attività di volontariato, il gruppo di teatro, le uscite naturalistiche, scientifiche, le attività sportive e l'orientamento all'università. Adesso andiamo a vedere qualcuna di queste attività un pochino più nel dettaglio. Potenziamento linguistico. Allora, noi nel nostro istituto teniamo corsi di preparazione e di inglese alla certificazione B1 PET, B2 FIRST e anche IELTS. La preparazione è tenuta da docenti interni della nostra scuola o eventualmente esterni e in più la scuola è anche sede di certificazione, almeno certificazione B1 e B2. Ora, questa slide è stata focalizzata sull'inglese perché l'inglese è la lingua insegnata nel liceo scientifico, ma gli studenti del liceo scientifico possono eventualmente anche pensare a fare la certificazione di francese e di spagnolo, che sono presenti nella nostra scuola proprio perché siamo sede anche di un liceo linguistico. In più, nelle classi quinte, teniamo lezioni in lingua, secondo la metodologia CLIL, ovvero nelle discipline non linguistiche il docente che abbia la preparazione necessaria, quindi un livello di inglese di C1 o almeno B2, può tenere delle lezioni in lingua inglese. Questo in effetti avviene nelle classi quinte, certo non per tutto il programma, solo per un piccolo segmento, un modulo, avviene in alcune classi per storia, per filosofia, per scienze. Ecco, abbiamo inserito da un paio d'anni questa slide che riguarda l'esperienza di studio all'estero, perché era effettivamente una richiesta costante negli open day di chiarimenti e quindi pensiamo di prevenire, insomma, in qualche modo le vostre domande, le vostre richieste di chiarimento. Esperienza di studio all'estero è, direi, abbastanza diffusa fra i nostri studenti delle classi quarte. La richiesta di fare una parte dell'anno scolastico della quarta all'estero. Ora, l'esperienza di studio all'estero è una scelta delle famiglie che non viene ostacolata. La famiglia ha la responsabilità educativa sui propri figli minori, quindi la scuola può soltanto, come dire, dare il proprio parere, ma la scelta definitiva è quella, è in capo alle famiglie. Chiaramente il consiglio di classe, che conosce bene lo studente, le sue punti di forza e delle sue fragilità, darà un parere, quindi parere positivo di esperienza di studio all'estero o parere negativo, che però non è vincolante, quindi la famiglia potrà decidere autonomamente. Il suggerimento che diamo è di fare l'esperienza di studio all'estero nel primo semestre della classe quarta, far rientrare gli studenti prima della fine della classe quarta, in modo che se ci sono delle lacune da colmare, lo studente abbia tempo di farlo prima di entrare nella classe quinta. Aggiungo anche che stare
parecchio tempo, mesi, all'estero, richiede poi una fase di adattamento non solo all'impegno scolastico, ma in generale proprio anche alla vita di famiglia, eccetera. E quindi forse è meglio che questa fase di adattamento non coincida con l'inizio della classe quinta, che è una classe sicuramente impegnativa e delicata. D'altra parte la scuola è consapevole della valenza formativa di un'esperienza di questo tipo all'estero e abbiamo stabilito una sorta di protocollo, cioè una serie di azioni che i docenti del consiglio di classe devono fare, fanno, per accompagnare lo studente nel corso dell'anno e anche per accoglierlo al rientro dall'esperienza e anche per sostenerlo nel recupero delle eventuali appunto lacune che si sono magari verificate. Nella slide seguente vedete una bella immagine di un viaggio in cui abbiamo potuto coniugare l'alternanza scuola-lavoro, cioè il PCTO, con lo studio della lingua inglese. L'attività di PCTO, allora, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, la nuova dizione, che sostituisce l'antica alternanza scuola-lavoro. Per il liceo le ore previste sono 90 circa sul triennio, salvo poi i problemi legati all'emergenza sanitaria che chiaramente hanno reso molto più difficile o anzi hanno reso impossibile mandare i nostri studenti nelle aziende, negli enti, nelle realtà ospedaliere. Ecco, vedete, noi abbiamo attivato esperienze di questo tipo in varie aree, proprio in tutte le aree, come vedete, scientifica, linguistica, storico-artistica, sociale, economica, amministrativa, gestionale. Vedete qui solo alcune delle aziende, degli enti, delle realtà ospedaliere con cui abbiamo appunto stretto delle convenzioni e che hanno potuto quindi accogliere i nostri studenti. Aggiungerei, forse qui non c'è, il FAI, che è una nuova acquisizione di quest'anno. Poi, potenziamento informatico, ICDL, anche qui hanno cambiato l'acronimo, prima si chiamava ECDL, adesso si chiama ICDL, International Certification of Digital Literacy. Più o meno, e hanno cambiato l'acronimo, comunque resta sempre la stessa cosa, cioè una sorta di patentino di competenze informatiche che è riconosciuto a livello internazionale. Ecco, il liceo Severi è accreditato appunto come test center dall'ente certificatore. Quindi ogni mese, con scadenza mensile, la scuola è sede di esami di ICDL e lo studente può iscriversi a sostenere l'esame su un solo modulo o magari anche su due, appunto per ottenere poi questa patente europea di computer che viene anche richiesta all'università. Noi cerchiamo di agevolare l'acquisizione da parte dei nostri studenti già nel corso del liceo. La preparazione, quindi la sede, gli esami si tengono mensilmente, mentre la preparazione curricolare, cosa vuol dire? Che viene svolta durante le ore mattutine nella disciplina di matematica. Una slide sul progetto eccellenza, sarebbe molto interessante approfondirlo, però riguarda studenti di triennio, quindi forse possiamo darne solo qualche cenno. Allora, il progetto eccellenza è nato nel nostro liceo, poi è stato esteso anche al liceo Beccaria e al liceo Vittorio Veneto su iniziativa dell'Associazione Genitori e prevede, è rivolto a studenti del triennio, è gratuito, prevede dei corsi in orario pomeridiano che servono a soddisfare anche curiosità degli studenti, aprire loro nuove prospettive, avvicinarli al mondo dell'università, quindi facilitarne anche la scelta universitaria. Come vedete, gli argomenti, quelli proposti quest'anno, non sono legati a una precisa disciplina. Vedete, sono molto diversi fra loro i corsi proposti quest'anno: fotografia digitale, economia umana, psicologia sociale del pregiudizio, coaching,
specializzazione della chirurgia, la programmazione di videogiochi. Quindi gli studenti possono iscriversi, c'è anche una certa selezione, a questi corsi sostenuti dall'Associazione Genitori della Scuola. Educazione alla legalità. Allora, beh, la nostra scuola, diciamo, ha sempre una linea portante proprio della nostra offerta formativa è stata sempre l'educazione alla legalità. La nostra scuola fa parte del Centro Promozione Legalità della città di Milano da anni, dal 2015. Si impegna quindi all'educazione alla legalità, alla lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata. È collegata anche all'Associazione Libera contro le mafie e quindi è proprio una nostra, come vi dicevo, un focus insomma della nostra linea educativa, che ha portato negli anni i nostri studenti anche a partecipare a eventi cittadini come per esempio le celebrazioni per l'anniversario del 23 maggio, la strage di Capaci, di Falcone, e altri eventi organizzati appunto a livello cittadino. I nostri studenti quindi in un certo modo erano ben preparati a quello che all'innovazione introdotta l'anno scorso, cioè l'inserimento di una nuova disciplina, l'educazione civica. Voi direte nuova, c'era tanti anni fa, ma adesso è stata reintrodotta con vuole essere veramente qualcosa di innovativo, portare qualcosa di nuovo nella scuola. Le ore annuali devono essere almeno 33, ma che cos'ha di nuovo? Si basa su una programmazione interdisciplinare. Il consiglio di classe decide dei moduli legati ai tre grandi ambiti che sono la Costituzione, la legalità, la sostenibilità ambientale, lo sviluppo sostenibile, quindi l'Agenda 2030, il mutamento climatico, vedete che temi attualissimi. E il terzo è la cittadinanza digitale. All'interno di questi macro argomenti il consiglio di classe decide di svolgere uno o due moduli transdisciplinari, quindi vengono impegnate le varie discipline. Ma quello che è più importante ancora è che si cambia proprio il modo di far lezione, anzi non potremmo neanche definire a fare lezione, perché i ragazzi sono i protagonisti, sono loro che devono che sono il centro, no, del lavoro, sono loro che avranno anche contatti con il territorio, con gli enti, andranno a intervistare, presenteranno gli argomenti sotto forma di piccoli sketch teatrali. Cioè, diciamo che sono loro che devono essere la parte attiva. Quindi cambia proprio il modo di fare didattica. Una didattica laboratoriale con al centro lo studente, che vorremmo anche trasferire nelle altre discipline. Poi velocemente, interventi di informazione e prevenzione, tutta l'area della salute. Almeno citerei fra i tanti progetti l'educazione tra pari. E studenti delle classi di triennio, di terza e quarta, formati dall'AST, vanno poi a loro volta nelle classi del biennio a parlare di argomenti come il bullismo, il cyberbullismo, l'educazione sessuale, le dipendenze, e il loro intervento è molto efficace perché si parla fra pari. Sono poco più grandi, formati chiaramente. Poi, come vedete, abbiamo fatto anche organizzato un'attività sul contrasto al bullismo e cyberbullismo, c'è anche un referente proprio interno. Sostegno al volontariato, abbiamo sostenuto negli anni varie delle organizzazioni di volontariato, fra cui ABBA, per esempio, quella che sostiene l'istruzione dei bambini nei paesi più svantaggiati del mondo, con anche l'organizzazione di uno spettacolo fatto dai nostri studenti per raccogliere fondi. Poi arriviamo all'attività teatrale. Il laboratorio teatrale, attività storica del nostro istituto, si tiene a scadenza settimanale, nel pomeriggio, è tenuto da un regista professionista e mira a sicuramente non tanto a formare attori professionisti
anche se poi per la verità dal nostro laboratorio teatrale sono usciti degli attori professionisti, ma mira a aiutare i ragazzi a, a imparare a stare in gruppo, a lavorare in gruppo, a prendere decisioni di gruppo, a poi anche a stare sulla scena, a superare le proprie insicurezze, timidezze, insomma, quindi è rivolto proprio a tutti, tutti possono partecipare. Alla fine del laboratorio ogni anno viene prodotto uno spettacolo teatrale che viene rappresentato qui anche per i genitori, per chi vuole intervenire, e negli anni abbiamo anche partecipato a concorsi nazionali e internazionali di teatro scolastico. Poi uscite naturalistiche organizzate negli anni passati all'Isola d'Elba, a Stromboli, uscite scientifiche al CERN di Ginevra, al Cosmi Bio, attività culturali sia interne alla scuola con vari eventi organizzati. Ecco, per esempio da noi è venuto, forse è stato uno degli ultimi incontri, forse l'ultimo che ha tenuto nelle scuole, Venanzio Gibellini, il testimone della Shoah. Parentesi, c'è un percorso sulla Shoah, un progetto Shoah che è portato avanti nella scuola. Abbiamo anche piantato un albero della memoria nel giardino. Abbiamo fatto un evento per la celebrazione del Dante D. E poi abbiamo, come dire, delle attività che ci portano a contatto con i teatri. Abbiamo un gruppo Interesse Scala, quindi per andare a vedere spettacoli alla Scala o in altri teatri, uscite didattiche organizzate per vedere film, appunto spettacoli teatrali o anche altri, anche mostre pittoriche importanti. Insomma, la scuola è sempre in contatto col territorio. Attività sportive. Allora, molto forte il gruppo sportivo. I docenti di scienze motorie costituiscono un gruppo molto affiatato e molto propositivo. Tra l'altro la scuola ha un centro sportivo scolastico con fondi, quindi del Ministero, per organizzare attività pomeridiane in vari sport. Abbiamo la pallavolo, abbiamo il basket, la beach volley, il calcetto, l'atletica leggera, gare di sci, skateboard, nuoto, insomma, se vedete nella slide successiva, vedete qui anche un'immagine del torneo di scacchi che un anno si era tenuto. Quindi abbiamo appunto l'opportunità di offrire ai nostri studenti la possibilità di fare sport al pomeriggio gratuitamente, con partecipazione anche a gare sia interne alla scuola, sia fra scuole, insomma. Giornate sulla neve, questo in tempi normali, purtroppo. Una slide sull'associazione genitori, perché come vi dicevo l'associazione genitori è molto attiva nella nostra scuola e fornisce il proprio contributo per come dire, tenere alta l'asticella della qualità. Sono uno stimolo continuo per noi docenti a rendere veramente efficace la nostra azione didattica anche con suggerimenti e poi col loro contributo anche economico. Il progetto Eccellenze è finanziato dall'Associazione Genitori, organizzato anche da loro, e l'Associazione Genitori ha finanziato in buona parte la ristrutturazione dell'Aula Magna. In più, attraverso i genitori, abbiamo potuto avere in donazione degli arredi, buona parte degli arredi che abbiamo potuto mettere nei nostri spazi sono frutto di donazioni di banche o altri enti, ma l'Associazione Genitori è stata quella che ha reso possibile questa connessione. Ora passerei la parola al collega professor Brioschi, che ci parlerà delle competenze richieste per intraprendere il percorso del liceo scientifico e di un'iniziativa che è stata ideata, pensata dal gruppo di materia di matematica. Grazie.
Sì, buongiorno. Il Dipartimento di Matematica durante lo scorso anno e all'inizio di quest'anno ha pensato di proporre agli studenti e alle famiglie che vorrebbero in qualche modo diventare parte di questa scuola uno strumento che fosse in qualche modo di supporto, uno strumento che fosse in qualche maniera un modo per riflettere sulla scelta, insomma, visto che si tratta di una scelta importante, di una scelta impegnativa. Quindi abbiamo pensato di proporre un testo orientativo di matematica che è assolutamente a partecipazione libera e che assolutamente non è vincolante ai fini dell'iscrizione. Quindi è un modo per dare alle famiglie e ai ragazzi in particolare uno sguardo su quelle che possono essere le competenze iniziali richieste per affrontare al meglio in serenità il percorso di liceo scientifico. Vi do qualche indicazione su come questo test si svolgerà. In particolare apriremo, come dire, le prenotazioni della prossima settimana, quindi sul sito della scuola verrà pubblicato un link a un form. In questo form verranno richiesti nomi, cognomi, indirizzo mail, classe di provenienza, istituto di provenienza e anche una preferenza circa le date e le fasce orarie cui lo studente vuole partecipare. Il test si svolgerà in presenza presso la nostra scuola, quindi sono previsti nella settimana dal 22 al 26 di novembre, tutti i pomeriggi, due turni, uno dalle 2:30 alle 5:30, uno dalle 2:30 alle 3:30, uno dalle 4 alle 5, prevedendo un tempo aggiuntivo eventualmente per gli studenti di SA che desiderassero partecipare. La vostra preferenza non sarà in qualche modo vincolante perché per questioni organizzative potrebbe subire delle modifiche. Questo comunque vi verrà comunicato via mail. Al termine del test il ragazzo riceverà immediatamente una restituzione. Il test si svolge su piattaforma Moodle e avrete modo comunque al termine del test, nelle giornate successive, di ripercorrere le domande, ecco, che sono state somministrate ai ragazzi, di fare comunque una ulteriore riflessione rivedendo appunto il modo in cui i ragazzi hanno affrontato la prova. Ribadisco lo scopo assolutamente di natura orientativa e riflessiva del test. Diciamo che gli argomenti su cui il test verte sono argomenti assolutamente alla portata dei ragazzi. Si tratta dei principali argomenti di aritmetica, di geometria piana, insomma di teoria dei numeri che vengono affrontati insomma nella secondaria di primo grado. Direi che ho detto sostanzialmente tutto, poi se ci sono delle domande risponderemo. Allora riprendiamo e siamo vicini alla conclusione. Allora, per il momento non è ancora uscita la circolare del Ministero sulle iscrizioni, ma poi appena verrà pubblicata troverete poi anche sul nostro home page del nostro sito le indicazioni per come iscrivervi e il codice meccanografico, eccetera. E veniamo all'argomento che insomma il criterio di ammissione in caso di esubero. Allora, noi siamo una scuola che vuole accogliere tutti, siamo una scuola inclusiva, lo vogliamo essere, non solo lo siamo, lo vogliamo essere, quindi noi speriamo di poter veramente accogliere tutti l'anno prossimo, così come abbiamo fatto quest'anno. Però negli anni passati è successo un paio di volte che abbiamo dovuto applicare dei criteri di ammissione perché la richiesta di iscrizioni era veramente troppo alta rispetto alla nostra possibilità di accogliere studenti, che dipende dagli spazi che abbiamo, ecco, non da altro. Quindi quest'anno abbiamo rivisto i criteri di ammissione in caso di esubero per renderli ancora più trasparenti, più facilmente leggibili e per togliere ogni possibile ambiguità. Quindi
Il primo criterio è sempre lo stesso, fratelli e sorelle già iscritti nel nostro istituto. Ed è il primo criterio, lì sicuramente chi ha fratelli o sorelle iscritti nel nostro istituto ha la certezza di poter accedere alla nostra scuola. Nelle classi prime ovviamente, stiamo parlando di criteri di ammissione nelle classi prime, qualora le richieste fossero eccedenti alla nostra possibilità di accogliere. Il secondo criterio, residenza e o frequenza della scuola secondaria di primo grado nella zona A. La zona A è quella che risponde ai codici di avviamento postale che vedete indicati 20155, 54, 49, 48, 46, 45, 44, 24, 23, 21. Quindi se il codice di avviamento postale è uno, no? Ognuno di noi sa qual è il codice di avviamento postale della propria via. Se voi siete all'interno, avete uno di questi codici di avviamento postale, rispondete al criterio numero 2. Poi, se ci saranno ancora posti disponibili, passeremo al criterio 3, la residenza in zona B, che risponde ai codici di avviamento postale che vedete 20, 125, 159, eccetera, che sono le strade servite o dalla metro Lilla, l'M5, o dal passante ferroviario. Abbiamo dovuto però comunque inserire un quarto criterio, cioè quello del consiglio orientativo, che se necessario dovremo applicare. In che modo? Immaginiamo, facciamo subito un esempio, immaginiamo, perché noi a prima accoglieremo tutti quelli che rispondono al criterio 1, poi accoglieremo tutti quelli che rispondono al criterio 2, poi se avanzano posti accoglieremo anche tutti quelli che rispondono al criterio 3. Però potrebbe verificarsi che rispondono al criterio 3, se, immaginiamo, non so, 70 studenti, noi abbiamo soltanto 35 posti, quindi qui all'interno del criterio 3 dovremo trovare un ulteriore criterio, e il criterio sarà quello del consiglio orientativo per lo specifico indirizzo di studi. Quindi noi utilizzeremo questo criterio solo se sarà proprio necessario, e potremmo doverlo utilizzare già anche all'interno del criterio 2 se ci fossero proprio iscrizioni eccedenti. Tra l'altro, due parole sul consiglio orientativo. Noi abbiamo osservato negli anni passati, abbiamo visto che chi ha il consiglio orientativo per il liceo scientifico, ha il 95% di possibilità di passare indenne, cioè con la promozione, il primo anno. Questa percentuale scende, adesso io ho gli esiti di 3 anni fa, quindi forse non so neanche se sono significativi, ma scende circa al 50% fra quegli alunni che invece non hanno come consiglio orientativo quello del liceo. Quindi vedete che il consiglio orientativo dato dalla scuola media, da professionisti, docenti della scuola media che conoscono i vostri figli, ha una sua rispondenza poi negli esiti della classe prima. Vorrei aggiungere qualcosa a questo punto, proprio per invitare voi genitori in questo momento ad aiutare i vostri figli a scegliere la scuola. È vero che c'è la possibilità poi anche nel corso del primo anno eventualmente di cambiare, di modificare la scelta. Sappiamo che i ragazzi a 14 anni non sempre hanno le idee chiare, però vi chiedo veramente di intanto partecipare sicuramente alle iniziative che tutte le scuole che stanno frequentando i vostri figli stanno attivando proprio per aiutarli nella scelta della scuola di superiore di secondo grado. Insomma, sono iniziative che rivolgono ai ragazzi, che rivolgono a voi genitori, perché in questo caso la responsabilità degli adulti, di noi genitori, è molto forte. La scelta della scuola si fa tenendo conto effettivamente della motivazione dei ragazzi, dei loro punti di forza, perché se riescono a scegliere una scuola dove sono facilitati anche perché sono portati per alcune discipline, perché sono molto motivati per affrontare quello studio, sicuramente il successo formativo sarà garantito. La scelta della scuola non si fa
perché noi genitori abbiamo frequentato quel corso di studio, perché abbiamo la scuola sotto casa e vogliamo per forza quella, o perché gli amici si iscrivono in un determinato istituto e vogliamo andare lì. Quindi in questo momento la responsabilità di voi genitori è veramente grande. Aiutate i vostri figli a scegliere serenamente. Se un ragazzo è portato per il liceo scientifico, ben venga. Se è portato per un altro tipo di studio, non dobbiamo ostacolarlo, perché insomma qualsiasi scuola si frequenta, se fatta bene, serve per poter realizzarsi nel mondo del lavoro. E quindi teniamo conto dei suggerimenti che ci arrivano dalla scuola attraverso il consiglio orientativo, perché insomma i docenti che conoscono i vostri figli da 3 anni sono in grado di dare delle indicazioni precise sul percorso che possono seguire. Il test di cui vi parlava prima il professor Brioschi è stato proprio pensato con l'idea di darvi un'ulteriore possibilità di riflettere su quali potrebbero essere appunto gli indirizzi di studio più adeguati per i vostri ragazzi, quindi senza nessun scopo di selezione, perché noi non vogliamo selezionare. E come diceva la professoressa Cariota, non teniamo nemmeno conto del consiglio orientativo se rientriamo nei criteri. L'unico nostro problema è legato agli spazi, perché è vero che la scuola è enorme e molto grande, però è anche vero che la richiesta è sempre superiore può essere superiore agli spazi che abbiamo. Attualmente noi abbiamo in questo istituto 1570 studenti divisi nei diversi corsi di studio, quindi sono davvero tanti. E se ci dovessimo trovare a dover comunque fare una graduatoria, perché le iscrizioni sono tante, chiaramente potremmo arrivare a tener conto anche del consiglio orientativo. Ecco, però al di là di questo, veramente vi invito come genitori a seguire bene i vostri figli in questa fase delicata, perché veramente poi ecco, da questo dipende il successo orientativo. È vero che chi frequenta la scuola che è indicata nel consiglio orientativo ha un'altissima probabilità di fare bene quel corso di studio. Questo è dato dalle statistiche e si può leggere nei rapporti di autovalutazione di tutte le scuole. Ecco, io avrei finito almeno questa panoramica molto generale, quindi potremmo dare spazio alle domande. Comincio a leggerle. Allora, ci raccontano un po', anche la scuola dal loro punto di vista. Allora, quali attenzioni sono previste per gli studenti agonisti? Cioè gli studenti atleti probabilmente. Ecco. La scuola aderisce al progetto del Ministero, il progetto studente atleta. Tra l'altro proprio in questo mese si effettueranno le iscrizioni, per cui i ragazzi che rientrano nello status di studente atleta viene chiaramente inserito nel progetto, e per questi ragazzi si fa il progetto formativo individuale, tenendo conto appunto dei loro impegni agonistici e prevedendo una serie di misure diciamo compensative per poter permettere loro di poter frequentare sia la scuola e sia i loro impegni sportivi. E naturalmente anche le assenze che si fanno perché appunto si deve partecipare alle gare oppure a allenamenti, insomma, vanno in deroga, nel senso che non se ne tiene conto ai fini del superamento poi del limite previsto dalla normativa. Ecco. Quindi diciamo che noi come scuola siamo inseriti in questo progetto, abbiamo ogni anno circa 20-22 ragazzi che rispondono ai criteri che vengono stabiliti annualmente dal Ministero. Poi, sono previste ore con insegnanti madrelingua d'inglese? Ecco, posso rispondere direttamente io. Al momento no, nel liceo scientifico non sono previste
ore di compresenza di madrelingua di inglese. Questo avviene nel liceo linguistico. In passato è stato fatto, però diciamo che al momento non è un'attività prevista. Come attività extra si potrebbe. Nelle aule ci sono le LIM. Allora, in alcune aule ci sono le LIM, non in tutte, mentre in tutte le aule ci sono computer e videoproiettori. E adesso stiamo dotando le nostre aule, alcune aule, non tutte, di monitor digital. Allora, la scuola ha avuto un finanziamento dal Ministero con i fondi, i fondi sociali europei di circa 95.000 euro per dotare la scuola di monitor touchscreen, per cui durante quest'anno saranno sostituiti i proiettori interattivi che abbiamo in alcune classi con questi monitor che dobbiamo comprare proprio con questo bando. Oltre a questo bando abbiamo vinto anche l'altro che riguarda il potenziamento della rete wifi, quindi del cablaggio dei locali scolastici, per cui diciamo che questo sarà un anno molto impegnativo da questo punto di vista, perché ci vedrà impegnati proprio per utilizzare questi fondi secondo le finalità per cui sono stati chiaramente pensati. Sono previste ore addizionali di lingua straniera o opportunità di attivare altre lingue facoltative. Dunque, allora, come dicevamo, la progettualità cambia di anno in anno. Per quest'anno non abbiamo corsi pomeridiani di lingue facoltative per il liceo scientifico, perché con la pandemia purtroppo non abbiamo potuto organizzarle. Però, certo, ci sono le lingue, che il francese e lo spagnolo, è possibile insomma attivarle. Poi scusate, vorrei sapere adesso com'è strutturato l'orario. Entrata alle 10 e uscita, ecco, io allora ho portato lo schema è un po' difficile in questo momento. Diciamo che noi abbiamo le classi prime, seconde e quarte che entrano due volte alla settimana alle 10. E quindi escono poi le classi quarte, escono due volte alla settimana alle 16, mentre le prime e le seconde, che hanno un orario ridotto, solo una volta alla settimana. Mentre le classi terze e quinte del liceo entrano alle 10 una volta alla settimana. Abbiamo dovuto organizzare questa turnazione per rispettare proprio dei criteri numerici richiesti dal prefetto. Quindi, poi, altre domande. Vorrei sapere quali siano le attività che verrebbero eseguite al posto di religione. Allora, quest'anno noi abbiamo fatto un'indagine molto approfondita fra i genitori per sapere chi fosse realmente interessato a svolgere una vera e propria attività alternativa alla religione, cioè non un semplice studio assistito da docente, ma un'attività vera e propria. I risultati del form sono che forse neanche 10 genitori hanno scelto per i figli una vera e propria attività alternativa. Diciamo che chi ha le ore di religione alla prima o all'ultima ora di lezione e vuole fare l'alternativa può, diciamo, decidere di entrare all'ora successiva o uscire anticipatamente. Invece chi ha le ore di religione all'interno dell'orario scolastico di solito chiede di fare lo studio assistito. Per quei pochi ragazzi che scelgono invece di fare l'attività alternativa, nel PTOF della scuola è stata inserita la tematica che poi il docente che si occuperà di attività alternativa in quella classe per quei ragazzi potrà mettere in campo.
abbiamo deciso di collegarci come da normativa, insomma la normativa è un po' vecchia su questa materia, però ci indicava l'area tematica da privilegiare per queste attività che era legata all'educazione civica. Noi abbiamo individuato gli obiettivi dell'Agenda 2030, per cui ci sono tante tematiche che si possono affrontare, dallo sviluppo sostenibile a tutto quello che riguarda poi la globalizzazione e tutto il resto, per cui per quei pochi che dovessero chiedere di fare attività alternativa saranno attivati questi percorsi. Poi è arrivata una precisazione che il tram 12 non passa da Corso Sempione, in realtà noi avevamo controllato, ci risultava così, però magari ricontrolleremo, se ne modificheremo. Per il semestre all'estero, la scuola ha convenzioni o agevolazioni con agenzie o istituti esteri? Allora no, perché diciamo che la scuola sostiene lo studente nel percorso, ma la scelta dell'organizzazione è in carico alle famiglie, perché se fosse un'attività organizzata dalla scuola, la scuola dovrebbe mandare un suo insegnante e dovrebbe essere un'attività strutturata in un altro modo, quindi questo non è possibile. La scelta dell'organizzazione è, ripeto, ricade sulla famiglia, insomma. Bisogna studiare tanto a casa? Allora, questa domanda la passerei alla Greta. Sì, io sono Greta Dell'Amico e vado in quinta D. Bisogna studiare tanto a casa? Allora, fondamentalmente sì. Come idea, fra le 2-3 ore al giorno, perché a scuola si fa un lavoro di spiegazione, ma è fondamentale consolidarlo a casa. Il consiglio che mi sento di darvi è sicuramente nei primi anni imparare bene a organizzarvi in modo tale che voi possiate avere altre attività extrascolastiche, come per esempio uno sport, che penso sia fondamentale. Quindi dovete imparare a organizzarvi e soprattutto un metodo di studio efficace, perché vi accorgerete che c'è tanta differenza tra media e liceo e lo studio a casa è fondamentale. Vorrei sapere la percentuale di lezioni tenute in lingua inglese durante il quinto anno, grazie. Allora, non c'è una percentuale, dipende molto proprio dalla programmazione del consiglio di classe, dalla presenza dai docenti che hanno le competenze per svolgere le lezioni in CLIL. Ci sono dei criteri per entrare? Li abbiamo illustrati, mi sembra che... Belli gli spazi esterni, ma vengono utilizzati regolarmente dalle classi? Allora, nella bella stagione sicuramente sono stati utilizzati, sì. Li abbiamo utilizzati per fare lezioni anche fuori. Le classi chiaramente sono pochi rispetto al numero delle classi che abbiamo, però sono utilizzati. Prevedete la possibilità di un potenziamento nel corso dei 5 anni della lingua inglese, non solo ultimo anno? Oppure pensate di prevedere per alcune classi il modulo Cambridge? Allora, per quanto riguarda la lingua inglese, ogni anno si organizzano attività in orario extrascolastico, quindi di pomeriggio, finalizzate anche alla certificazione, ma non solo, con la presenza in molti casi del madrelingua. Quindi sono corsi che partono dal primo anno. Quest'anno che abbiamo una serie di fondi ministeriali da utilizzare per queste attività di recupero, per esempio vi posso dire che stanno partendo adesso due corsi relativi al PON, altri quattro per le certificazioni e anche altri corsi proprio di recupero, potenziamento solo della lingua inglese, poi non parliamo delle altre lingue. Quindi di sicuro il potenziamento della lingua inglese c'è, anche perché molti nostri studenti vanno a frequentare l'università all'estero, per cui di sicuro arrivano con una conoscenza dell'inglese che è molto, molto alta. In questo momento non c'è l'idea di aprire una sezione Cambridge,
perché insomma non ne abbiamo ancora parlato in questo momento di pandemia, e perché abbiamo già molte iscrizioni per il nostro indirizzo che è tradizionale, e quindi avremo bisogno prima di trovare eventualmente altri spazi, perché altrimenti poi rischiamo di non poterci stare più nella scuola. Ecco, quindi è una previsione che si può fare dopo che abbiamo potuto verificare, magari con Città Metropolitana che ci dovrebbe fornire gli spazi, se c'è questa possibilità. Quindi al momento la sezione Cambridge non è contemplata. Potenziamento informatico ICDL. La preparazione alle certificazioni curricolari è riservata solo ad alcune sezioni o a tutte? Grazie. Allora, la preparazione si svolge all'interno dell'attività didattica curricolare, quindi mediamente in tutte le sezioni. Poi è chiaro che il singolo docente potrà magari approfondire un po' di più, un po' di meno, però la preparazione si svolge all'interno della disciplina, quindi per tutte le sezioni allo stesso modo. Consigliereste la vostra scuola a studenti che fanno sport a livello agonistico con interesse nazionale con 10 ore di allenamento settimanale? È una bella domanda questa qua. Allora, non è che possiamo consigliarla noi chiaramente, però vi diciamo che noi abbiamo avuto studenti che hanno raggiunto traguardi importanti nello sport. E quindi voglio dire, come dicevamo prima, facendo parte della sperimentazione ministeriale per lo studente atleta, di sicuro si mettono in campo tutte le agevolazioni che possono essere richieste. Ripeto, abbiamo studenti che hanno veramente raggiunto già ancora minorenni traguardi molto importanti, e quindi di sicuro insomma la possibilità c'è. Poi, come diceva prima Greta, l'importante è sapersi organizzare e pianificare la settimana di studio, insomma, perché se riusciamo a capire come organizzarci e non lasciare lo studio all'ultimo momento, ma studiando con costanza, giorno per giorno e non in vista dell'interrogazione, una volta che abbiamo l'orario possiamo insomma, ecco, ritagliarci il momento dello studio dal lunedì alla domenica, e tenendo conto anche di tutti gli altri impegni che abbiamo. Ecco, quindi le prime competenze che bisogna sviluppare sono proprio quelle dell'organizzazione e della pianificazione. Questo servirà nello studio, ma anche poi nel mondo del lavoro. Da dove nasce l'interesse focus sulla legalità? Allora, nasce veramente per opera di alcuni docenti, particolarmente di storia e di filosofia. Cito per tutti il professor Catalano, che è stato proprio l'anima di queste iniziative, e anche dei presidi che si sono avvicendati nel corso degli anni, e gli studenti si sono sentiti subito coinvolti. È qualcosa che direi poi è anche molto sentito nella nostra città. Ecco, direi che la partecipazione a questi eventi, il creare una coscienza civile è proprio, come vi dicevo, una delle nostre linee portanti fin da sempre, insomma. Per opera sicuramente per stimolo dei docenti, dei dirigenti, ma sicuramente anche perché risponde a una sensibilità profonda dei milanesi, io credo. Dunque, avete mai sperimentato un numero di richieste maggiore della disponibilità dei posti? Ecco, come dicevo prima, un anno abbiamo dovuto respingere un po' di iscrizioni, sia sullo scientifico sia sul linguistico. Un anno in particolare, poi due anni, insomma, un anno è stato... abbiamo dovuto respingere un numero di iscrizioni abbastanza alto. Quell'anno lì avevamo veramente problemi di molte, molte, molte classi e di spazi che non riuscivamo a trovare. Però è successo, se vogliamo, in maniera così significativa solo un anno. I laboratori sono in comune con l'istituto Correnti o sono solo del liceo?
Allora, beh, diciamo che molti laboratori del professionale sono destinati al professionale perché sono laboratori odontotecnico, odontotecnici o meccanici, quindi lì certamente gli studenti del liceo non hanno motivo per andare. Altri possono essere anche usati, per esempio il laboratorio informatico, sia da un indirizzo sia dall'altro. Diciamo che in buona sostanza la buona parte dei laboratori sono destinati o all'uno o all'altro indirizzo di studi, ma proprio perché riguardano discipline che sono presenti solo in uno o nell'altro degli indirizzi. Quello più usato da tutti è il laboratorio di chimica. Il laboratorio di chimica, quello sì, è usato da tutti. Quanto si riesce effettivamente a svolgere in questi tempi di pandemia di tutto quello che abbiamo illustrato? Sperando che l'anno prossimo sia meglio dei precedenti, vorrei sapere adesso cosa si riesce a fare. Beh, in questo momento si riesce a fare quasi tutto, diciamo, perché per fortuna la situazione epidemiologica in Lombardia è buona, siamo in zona bianca, incrociamo le dita e quindi abbiamo la didattica in presenza, abbiamo tutta una serie di iniziative, quindi... Sì, volevo dire questo, che lo scorso anno, che abbiamo avuto un anno molto altalenante, abbiamo comunque fatto tutto quello che si poteva anche a distanza, anche per esempio per il PCTO abbiamo comunque garantito tutte le ore che dovevano essere svolte, chiaramente attenendoci alle disposizioni del momento. Quest'anno siamo rientrati in presenza, siamo in presenza al 100% e stiamo portando avanti tutta una serie di attività anche extra in presenza e quindi utilizziamo lo spazio per esempio dell'Aula Magna per gli incontri che facciamo ogni settimana con degli esperti relativi poi ai diversi progetti. In questo momento stiamo facendo tutto in presenza, per cui ci stiamo avviando diciamo verso la normalità e non abbiamo avuto molti casi di quarantene dall'inizio dell'anno, per cui diciamo che veramente se continua così pensiamo che questo sia un anno normale e abbiamo organizzato uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, chiaramente sempre con un'attenzione insomma particolare, non pensando a fare grossi viaggi come magari si facevano prima, però comunque stiamo cercando di garantire la normalità in tutte le attività che proponiamo. Quindi in questo momento abbiamo tutto in presenza, anche gli esperti che vengono a scuola per le varie insomma attività. Chi ha partecipato oggi può anche nel caso iscriversi a gennaio in presenza? Direi di sì, no? Certamente, perché è una modalità un po' diversa. Vedremo se sarà possibile, insomma. Nei criteri di accesso, il quartiere QT8, molto vicino al liceo, è compreso, dipende dal CAP. Ecco, se il CAP, i CAP sono stati indicati, come vedete. Il test di matematica è obbligatorio per l'ammissione? No, assolutamente no. È fatto per dare maggiori informazioni ai genitori e agli studenti stessi. Test orientativo di matematica. Ai minorenni è richiesto il Green Pass per partecipare? No. No, perché come non lo chiediamo ai nostri studenti che entrano a scuola, non lo chiederemo neanche a chi viene a fare il test. L'elenco esaustivo dei CAP l'abbiamo già indicato. Perché non vengono guardate le valutazioni della secondaria di primo grado per i criteri di ammissione? Perché noi non possiamo, perché diciamo che quando voi iscrivete i vostri figli il voto finale non è ancora disponibile e i voti diciamo della fine della seconda media sono anche poco indicativi e comunque noi abbiamo scelto proprio volutamente di non considerare i voti come criterio di ammissione alla nostra scuola, cioè vogliamo che la nostra sia una scuola inclusiva. Piuttosto ragioneremo eventualmente in termini di consiglio orientativo.
Non sarebbe un criterio oggettivo, perché insomma i voti di una scuola magari non corrispondono ai voti di un'altra scuola, per cui potrebbe essere discriminante nei confronti dei ragazzi, di ragazzi che vengono da una scuola dove magari si riesce a prendere un voto più alto rispetto a quelli che possono arrivare da una scuola con un voto più basso. Quindi indipendentemente dal voto, ecco, noi non vogliamo, cerchiamo di non di far capire ai nostri ragazzi che il voto di sicuro è importante, però studiare è un'altra cosa, non si studia solo per l'interrogazione, solo per il voto, la motivazione allo studio dovrebbe essere diversa. Cerchiamo di fare questo lavoro per farglielo capire. Quindi non vogliamo precludere a nessuno la possibilità di venire in questa scuola, come vi dicevo prima, pregando voi genitori di fare una scelta che sia una scelta veramente positiva nei confronti dei vostri figli, ecco, tenendo conto di una serie di cose che possono valorizzare il loro percorso poi scolastico. Esiste un test d'ingresso? No, abbiamo detto che non c'è un test d'ingresso, perché il test che propongono i docenti di matematica è un test informativo, diciamo così, orientativo. Consiglio orientativo, qualsiasi liceo equiparato a quello specifico liceo scientifico? Cioè, il consiglio orientativo, qualsiasi liceo, sì o no? Nel senso, noi diamo la preferenza a chi ha come consiglio orientativo liceo scientifico? Sì. Piuttosto che qualsiasi liceo? Preferiamo chi ha l'indicazione specifica liceo scientifico. Dipende dai numeri che abbiamo. Che possibilità? Sì, addirittura sulla domanda di iscrizione, li pubblicheremo anche sul sito e poi sulla domanda di iscrizione. Che possibilità ha di essere ammesso chi non risponde e non ha frequentato la scuola media nei CAP indicati? Purtroppo la nostra è a 50 metri dal CAP 2044, ma è 2143. E quindi magari risponde però al criterio 3, forse. Allora, purtroppo noi non siamo in grado di ragionare in termini di percentuali, di possibilità, perché anno per anno la situazione può essere diversa, perché dipende anche dal numero degli studenti che si devono iscrivere. Non tutti gli anni ci sono numeri importanti, non tutti gli anni magari ci sono troppe iscrizioni nella scuola, perché magari i genitori possono privilegiare altre scuole. Per cui davvero pensare di dare delle risposte a queste domande noi non siamo in grado. Dipende molto dalla situazione dell'anno, dall'indice di natalità dell'anno, insomma da una serie di fattori che noi non siamo in grado di sapere in anticipo. E tutto dipende dalle richieste che arrivano, e infatti noi non siamo nemmeno in grado di dire prima quante classi formeremo, perché avendo poi una serie di corsi diversi all'interno della scuola dipende anche dalle preferenze. Magari un anno ci sono più preferenze per il liceo linguistico, un anno per il liceo scientifico, per cui sono calcoli questi che possiamo fare solo una volta che si chiudono le iscrizioni alla fine di gennaio, ecco. Non fateci queste domande sulla possibilità, sulla percentuale, perché davvero non possiamo rispondere. Vorrei sapere l'approccio della scuola nei confronti dei ragazzi con disturbi specifici di apprendimento, cioè DSA. Grazie. Allora, diciamo che è ormai un'esperienza consolidata per tutti i nostri docenti avere studenti con disturbi specifici di apprendimento praticamente in ogni classe. Quindi abbiamo un'esperienza più che decennale di questo tipo di didattica. Per noi gli alunni con DSA fanno parte di quella normalità di una classe che è per forza eterogenea. Abbiamo studenti con abilità diverse, competenze diverse, e quindi noi abbiamo certamente un'attenzione speciale per loro. C'è tutta una serie di dobbiamo definire con la famiglia le misure dispensative e compensative per ognuno di loro, e che poi vengono chiaramente messe in pratica,
e abbiamo delle figure di riferimento all'interno della scuola, docenti che hanno una formazione proprio specifica su questo e che quindi possono aiutare anche i singoli consigli di classe nella gestione dei casi di studenti con DSA che presentassero particolari problematiche. Diciamo che sotto il nome studenti con DSA in realtà si troviamo studenti molto diversi fra loro che hanno anche risultati molto diversificati, quindi poi noi utilizzeremo tutte le misure possibili per sostenere e accompagnare anche questi studenti che fanno parte però, ripeto, di una situazione di normalità, perché in tutte le classi abbiamo studenti con DSA. Scusate, ho perso il filo. Poi, dunque, sì. Le classi in che percentuale sono composte da studenti maschi e femmine? Questo è un tema che mi piace molto perché devo dire che sta lentamente modificandosi. Ecco, noi siamo un po' la spia di un cambiamento sociologico fondamentale, perché io che appunto ho un po' di esperienza, anni fa diciamo che le ragazze costituivano proprio un po' una sparuta minoranza all'interno delle classi. Ora invece ci stiamo, certo non siamo in pareggio, i maschi sono sicuramente in percentuale maggiore rispetto alle femmine, però piano piano si avverte veramente il cambiamento in atto. Adesso non so, nella vostra classe per esempio? Noi siamo 21 e siamo 11 e 10 se non sbaglio, quindi quasi uguale, sì. Le richieste di iscrizione per gli alunni con criterio 3 e media voti alta nella classe seconda vengono tutte accettate? Ecco, abbiamo già detto che il criterio dei voti non è contemplato, quindi noi utilizzeremo eventualmente il criterio del consiglio orientativo della scuola media. Avete ancora cattedre scoperte o problemi di organico? Come li avete gestiti? State gestendo? Grazie. Allora, in questo momento, fortunatamente, al liceo scientifico tutte le cattedre e spezzoni vari sono coperte, quindi per fortuna finalmente sono arrivati un po' sul liceo scientifico e linguistico tutti i docenti. Come li avete gestiti? Cercando insomma di sostituire i docenti. Allora, il problema delle classi scoperte che riguarda tutte le scuole lo gestiamo con le disposizioni normative che ci sono e che valgono per tutte le scuole. Da 2 anni, da settembre del 2020, le graduatorie sono diventate provinciali, quindi vuol dire che l'ufficio scolastico di Milano che procede con la nomina dei supplenti e che quindi ha i suoi tempi e le sue procedure per poter individuare questi docenti. La scuola non può fare altro che aspettare i docenti che vengono individuati e quando poi può nominare liberamente attinge da altre graduatorie. Ecco, quest'anno sono stati molto più veloci rispetto allo scorso anno, tanto è vero che abbiamo coperto tutto, se non sbaglio, intorno al 25 ottobre. Chi ha una certificazione di inglese B1 è avvantaggiato nell'ammissione? No, non è un criterio di preferenza. Una domanda banale ma importante per ragazzi che stanno fuori casa per tante ore. Quali sono le condizioni dei servizi igienici? Grazie. Allora, le condizioni dei servizi igienici vanno attentamente rivalutate nel corso dell'anno, diciamo così. Per fortuna noi abbiamo una squadra di piccola manutenzione che può fare anche piccoli interventi. Per interventi più grandi invece bisogna aspettare la città metropolitana. Non so, cosa dicono le ragazze? Allora, ogni piano ha un bagno per i maschi, per le femmine, per i docenti e sono tutti giustamente attrezzati. C'è la carta igienica, c'è il sapone, ci sono 5 bagni per ogni piano per le femmine e per i maschi, quindi direi che la scuola è abbastanza attrezzata.
Io direi che sono anche belli da vedere, perché girando molte scuole, soprattutto le scuole del centro, insomma, trovare degli ambienti così nuovi, perché sono nuovi, non so se sono nuovi, e molto spaziosi anche questi, insomma, i servizi ci sono curati, e devo dire che se ci sono piccole criticità che possono succedere, come un tubo che si rompe, o siamo anche abbastanza celeri nel risolvere queste criticità, ecco. Qual è stata la vostra esperienza in DAD? Qui si aprirebbe un capitolo lunghissimo. Diciamo che io come docente posso rispondere anche da questo punto di vista. Sicuramente la scuola si è attrezzata con una velocità che ha veramente del miracoloso, perché noi nel giro di pochi giorni, abbiamo, quando è stata chiusa la scuola nel febbraio del 2020, ci siamo attivate immediatamente e con ogni mezzo, perché in quel momento una piattaforma della scuola non c'era, non era attivata, perlomeno c'era ma non eravamo in grado di accedervi, non avevamo gli account, eccetera. Quindi ogni docente con i propri mezzi, ricorrendo a varie piattaforme, le più facili, le più disponibili, facilmente disponibili, si è attivato, e nel giro di pochi giorni abbiamo cominciato a fare lezione da remoto. Quindi da una parte abbiamo avuto il senso di fare qualcosa di utile per la comunità, che la nostra azione rispondesse ai bisogni del momento, e eravamo anche in un certo modo soddisfatti di questo fatto, di non aver interrotto praticamente mai il filo con i nostri ragazzi, di mantenere aperto il canale e di continuare a fare il lavoro che svolgiamo sempre con grande passione. L'abbiamo dimostrato anche in questa situazione drammatica. Certo che poi, insomma, poi tirando le somme di quello che realmente siamo riusciti a veicolare, cioè, o meglio, quali competenze sono riusciti ad acquisire gli studenti, dobbiamo dire che, insomma, ci sono luci e ombre. Sicuramente la DAD non è paragonabile alla didattica in presenza. Ecco, quindi da una parte siamo stati bravi, lasciatemelo dire, a fare tutto quello che potevamo fare per andare avanti con la nostra azione didattica, però i risultati, cioè abbiamo fatto il massimo che si poteva fare in quella situazione, però magari... Allora, sì, la scuola si è attrezzata subito per quanto riguarda le lezioni online, però è importante dire che, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, non c'è paragone tra la lezione in DAD e la lezione in presenza. Mi sono accorta proprio quest'anno, tornando in presenza, quanto una lezione in presenza sia molto più efficace, e ho apprezzato molto, ho visto molto la differenza. E adesso devo dire che andare a scuola, anche soprattutto nei confronti di quello che è successo l'anno scorso, la vivo molto più serenamente. Non so se Matilde vuole aggiungere qualcosa. Sicuramente la scuola, sono stati molto veloci anche quando c'è stata la prima emergenza Covid, quindi subito nel marzo del 2020, abbiamo subito cominciato a fare lezioni, e tutti i prof, nella mia esperienza ma anche in altre classi, abbiamo subito fatto sempre tutte le ore di lezione, ed eravamo anche meno attrezzati. Dall'anno scorso si è aperta la piattaforma Teams, quindi tutte le classi erano collegate sulla stessa piattaforma, e la scuola era molto organizzata anche per le lezioni in DAD. Ma sicuramente, tornando in presenza quest'anno, si vede la differenza, perché le lezioni in DAD sono più difficili da seguire e manca proprio il contatto studente-docente, che è la cosa più importante, secondo me, della scuola. Quindi sicuramente le lezioni in DAD danno molto meno delle lezioni in presenza, quindi penso di poter parlare per quasi tutti gli studenti. Siamo tutti felici di essere tornati a scuola, anche perché in questa scuola c'è davvero un bell'ambiente e con tutti i docenti gli studenti hanno un bel rapporto.
In caso di quarantena solo di alcuni studenti, non dell'intera classe, è possibile per il singolo collegarsi in DAD? Sì, è quello che sta succedendo in alcune classi, in alcune realtà, cioè lo studente contatto di positivo che viene messo in quarantena dall'ATS può chiedere l'attivazione della DAD e nel giro di un giorno si parte con la DAD. Lo studente quindi sta a casa ma non perde il collegamento e la lezione. Vorrei sapere se quando un alunno torna dal periodo all'estero viene aiutato a riprendere gli argomenti fatti. Ecco, sì, questo lo dicevamo già prima. Nel momento in cui l'alunno torna in classe, chiaramente si fa un primo bilancio di quello che è la sua situazione, perché può anche essere che alcune competenze siano anche rafforzate dal periodo all'estero, però è probabile che alcune conoscenze vanno riprese. Ecco, tu hai esperienza? Io ho fatto il secondo semestre all'estero l'anno scorso, adesso sto frequentando la quinta, quindi l'anno scorso ho frequentato da gennaio a giugno in Canada e tornando quest'anno a scuola sicuramente ci sono state delle difficoltà rispetto agli altri miei compagni, ma tornata dal Canada e durante l'estate mi sono messa a studiare ovviamente le materie principalmente di indirizzo, quindi matematica e fisica. E poi durante l'anno comunque abbiamo fatto dei ripassi in classe, ma come di norma quasi fare a settembre con tutte le materie che si riprende un po', anche per non solo me che ero andata in Canada, ma anche un po' per tutti i compagni, quindi abbiamo ripreso gli argomenti principali fatti da gennaio a giugno e per altre materie come possono essere quelle umanistiche. Ho studiato e ho cercato di recuperare ovviamente gli argomenti più importanti quest'estate per conto mio e per quanto posso ovviamente ho cercato di studiare e è diverso lo studio individuale o con un docente, ma se ha bisogno di un aiuto solitamente i docenti sono sempre molto accoglienti e quindi riprendono e rispiegano se c'è un bisogno da parte dello studente. E per quanto riguarda invece verifiche o interrogazioni è a discrezione assolutamente del docente, che può decidere di interrogare sul programma svolto in quarta o semplicemente rispiegare e prenderlo come buono, ecco. Poi diciamo anche che mentre siete all'estero comunque non perdete mai il contatto col consiglio di classe, no? Perché questi studenti restano comunque in contatto almeno col coordinatore che si fa portavoce con tutto il consiglio e che quindi monitora il percorso che il ragazzo fa all'estero. È chiaro che alcune discipline vengono mortificate, magari, non so, se in Canada il latino non l'avrei studiato, per esempio, però ecco, c'è poi il percorso di accompagnamento per poter inserirsi di nuovo in classe e c'è comunque un po' di impegno individuale per portarsi alla pari, insomma. Certo. Il corpo docenti al completo normalmente sì, è al completo, salvo poi eventuali sostituzioni per eventuali maternità o malattie che possono sempre capitare. Sono eventi appunto imprevedibili, ma sicuramente, come dicevamo prima, al momento siamo al completo. L'orientamento nella scelta del percorso universitario, ci sono contatti con le università? Ecco, ci sembrava prematuro parlarne, però se qualcuno ha la curiosità di sapere, sicuramente noi indirizziamo, sosteniamo e abbiamo proprio una figura, un docente di riferimento per l'orientamento in uscita, quindi per aiutare i ragazzi nella scelta dell'università. Abbiamo organizzato in passato degli eventi qui a scuola, invitando i rappresentanti di università della nostra città, ma in qualche caso anche internazionali, di università internazionali, per presentare la loro offerta formativa qui da noi. Quindi
Adesso vedremo quest'anno cosa potremo fare, perché diciamo che questi eventi sono molto utili, perché lo studente non è neanche costretto a andarsi a cercare, come dire, a partecipare a eventi esterni, ma trova all'interno della scuola tutto quello di cui ha bisogno per avere informazioni sulle università. Sì, comunque, come diceva la professoressa Cariota, c'è comunque un referente che si occupa dell'orientamento in uscita, che in questo caso coincide con il nostro professor Pedercini, che quindi si occupa di orientamento a 360 gradi, per cui per i ragazzi già in quarta cominciano poi cominciano ad essere coinvolti in questi eventi di presentazione o che vengono organizzati proprio per loro. Qual è la percentuale di studenti che viene promossa durante il primo anno? Ecco, qui gli ultimi dati affidabili sono quelli pre-pandemia, perché poi sapete, nel primo anno di pandemia praticamente tutti gli studenti sono stati, cioè tutti gli studenti sono stati promossi in vario modo, ma sono stati promossi. E l'anno scorso forse non è così indicativo. Io ho dei dati che si riferiscono al 18-19, dati di in realtà che riguardano un po' tutte le classi, quindi complessivamente gli alunni ammessi alla classe successiva erano stati il 91,3, i bocciati l'8,7. È chiaro che però questa percentuale nelle classi prime normalmente è un po' più alta, perché è chiaro, la percentuale dei bocciati è un po' più alta nelle classi prime, e devo dire anche le classi terze sono critiche, un po' più critiche, però le classi prime sono quelle, quindi diciamo forse intorno al 10%. Comunque abbiamo controllato i dati e i nostri dati sono in linea con quelli dei licei scientifici della città. Ecco, ricordiamo a tutti i genitori che l'esito a giugno può essere di non ammissione alla classe successiva. No, beh, partiamo dalla ammissione alla classe successiva. Poi non ammissione alla classe successiva e poi sospensione del giudizio. Quindi in qualche disciplina si può essere sospesi nel giudizio e quindi in un momento successivo, di solito si fa ai primi di settembre, lo studente deve sostenere delle prove per dimostrare di aver colmato le proprie lacune, eccetera. Che sport si possono praticare all'interno della scuola? L'abbiamo detto durante la presentazione, che poi possono anche leggermente variare di anno in anno, però abbiamo parlato di pallavolo, di basket, beach volley, calcetto, atletica, poi gare di sci, snowboard, nuoto, che altro? Poi hitball, un nome? Hitball. Poi vedremo, un anno abbiamo fatto anche un corso di golf, più di un anno abbiamo fatto corsi di preparazione ad arbitri di calcio, di ping pong, è vero, sì, attività di ping pong, abbiamo dei tavoli da ping pong. Sono previste lezioni nelle quali si possano utilizzare tablet o computer al fine della lezione? Certamente sì, cioè diciamo che il proprio device, cioè il computer, il telefono o il tablet, in certe occasioni può essere utilizzato, cioè è uno strumento che noi non demonizziamo, cioè diamo la parola al professor Brioschi, che è anche l'animatore digitale della scuola. Allora, diciamo che la situazione pandemica ci ha messo davanti alla necessità di andare incontro ai ragazzi da vari punti di vista. Io personalmente sono un grandissimo sostenitore dell'utilizzo di devices elettronici, i miei studenti lo possono confermare, se vogliono scaricare sul tablet l'ebook e utilizzare l'ebook in classe lo possono fare. A livello di regolamento di istituto non abbiamo ancora, come dire, delineato bene questa cosa, ed è una delle cose su cui andremo a lavorare nel prossimo periodo. Esatto.
diciamo che nel prossimo periodo è sicuramente una delle cose su cui lavoreremo proprio per implementare questo tipo di lavoro, anche perché la possibilità di utilizzare il tablet, soprattutto per le materie scientifiche, diventa importante. Io stesso sono appunto un grande sostenitore dell'utilizzo di software scientifici come GeoGebra, come le applicazioni dell'Università del Colorado e via discorrendo, per cui dare agli studenti la possibilità di utilizzare strumenti come il tablet è importantissima. Un mio studente in quarta prende normalmente appunti sul tablet, e anche questo ritengo che sia un aspetto significativo e importante sul quale vogliamo rivolgere, ecco, l'attenzione verso la quale vogliamo spostarci. Non sono stati menzionati potenziamenti di chimica. Vengono comunque garantite delle ore di laboratorio settimanali o è solo a discrezione del docente? Allora, diciamo che nella prassi, il docente di chimica utilizza regolarmente il laboratorio con una turnazione, quindi una turnazione per permettere a tutte le classi di utilizzare il laboratorio. Abbiamo avuto in passato anche un corso pomeridiano di avviamento all'uso del laboratorio per le classi prime, a volte, cioè, vedremo se potremo rifarlo o no, insomma. Voi che esperienza avete avuto? Allora, noi siamo andati tantissimo nel laboratorio sia di chimica che di microscopia e devo dire che penso sia fondamentale all'interno dell'ora di scienze, ma anche per esempio siamo andati molto spesso in laboratorio di fisica. È un'esperienza molto appassionante che ti permette di vedere realmente quello che studi e penso sia fondamentale. È stata davvero un'esperienza che arricchisce. Io vorrei solo aggiungere che appunto queste sono esperienze che ricadono nell'orario curriculare. Per scienze sono 2 ore nel biennio, se non sbaglio, e 3 ore nel triennio, per cui le attività di laboratorio sono curriculari. Non ci sono corsi extra con ore diverse, diciamo. Quest'anno, per esempio, abbiamo la possibilità di attivare un percorso di potenziamento in orario extracurricolare rivolto agli studenti delle classi quinte come preparazione per affrontare i test per le facoltà sanitarie, medicina e le altre facoltà. Però ecco, come orario curriculare, quando parliamo di utilizzo dei laboratori, noi parliamo sempre di attività curriculari. Non ci sono ore in più di queste discipline. Ricordo che il nostro liceo scientifico è un liceo tradizionale. Pandemia permettendo, la scuola è orientata a viaggi all'estero nel corso del triennio? Certo che li abbiamo sempre svolti, viaggi all'estero nel corso del triennio, anche perché perché è una richiesta degli studenti. E è chiaro che in questo momento, insomma, cerchiamo di essere un po' cauti. Però sicuramente voi non ne avete fatti, no? Perché di solito diciamo che sono più le classi quinte, però in generale le classi di triennio portiamo all'estero più facilmente. Qual è in media la percentuale di docenti non di ruolo, non stabilizzati? Allora, io i dati al momento non li ho, però sicuramente è una percentuale molto bassa, confrontabile con quella di tutti i licei, perché quello che bisogna subito dire è che per avere docenti tutti di ruolo non bisognerebbe avere i famosi spezzoni. Cioè, per esempio, le ore di lettere nella scuola non è detto che siano multipli di 18, 18 è la cattedra, no? Quindi ci possono essere sempre degli spezzoni, cioè, che ne so io, 20 cattedre da 18 e poi 7 ore. Ecco, su quelle 7 ore per forza deve essere chiamato un supplente, perché il docente di ruolo deve avere 18 ore. Quindi la presenza di personale non di ruolo in tutte le scuole è inevitabile, anche per solo questa ragione. Più qualche part-time, eccetera. Adesso la percentuale cos'è? Però è molto bassa.
Allora, all'inizio dell'anno, quando l'ufficio scolastico ha cominciato a convocare i supplenti, nella nostra scuola erano previsti 38 posti, quindi se calcoliamo che abbiamo circa 170 studenti, abbiamo una percentuale bassa di supplenti che arrivano, ecco. Diciamo che la maggior parte del corpo docente è fisso, lavora qui, e anzi sono docenti che lavorano qui anche da tanti anni, ecco, per cui rispetto alle altre scuole non abbiamo da questo punto di vista una grossa criticità. Certo, poi ci possono essere appunto altre problematiche che possono venire fuori, che sono imprevedibili, una malattia, una gravidanza, un qualsiasi altra cosa che impedisce al docente magari di essere presente, però partiamo comunque da una percentuale alta di docenti di ruolo e soprattutto in servizio nella scuola da tanti anni, che quindi garantiscono una buona continuità sia sull'attività curriculare ma anche su tutto quello che è extra. Perché quando si hanno docenti che ci lavorano da tempo, chiaramente le attività poi diventano, fanno parte del percorso, diventano, diciamo, parte integrante proprio dell'offerta formativa. La settimana scolastica è fino a venerdì, sì, il sabato non c'è lezione. Qual è la percentuale dei ragazzi bocciati o rimandati al primo anno? L'abbiamo un po' detto. Sicuramente c'è poi anche una percentuale, fra virgolette, di rimandati, che non so, sarà intorno al 30%, grosso modo. Come vengono preparati gli studenti ai test universitari, come Politecnico e Bocconi, al quarto anno? Sì, allora io ho svolto entrambi questi due test che sono stati citati. Allora, a livello di preparazione mi sono trovata benissimo, infatti la mia preparazione nei confronti del test è stato tanto allenamento, ma a livello di nozioni mi sono trovata bene, non ho avuto bisogno di studiare nient'altro. I contenuti c'erano, bisogna imparare, imparare come ci si approccia al tempo e al tipo di test, però mi sono trovata bene. Questo è quello che diciamo, no? Vogliamo che i nostri ragazzi abbiano i prerequisiti per l'università, e in effetti abbiamo buoni riscontri, cioè anche le università che pongono dei test di ammissione, ecco, anche a queste università i nostri studenti riescono ad accedere con le loro forze, senza fare cose particolari, ma proprio con la preparazione che gli abbiamo dato noi. Sono previste e incoraggiate attività di scuola aperta pomeridiane, autogestite dagli studenti. L'autogestione degli studenti è un po' problematica, perché nel momento in cui lo studente è a scuola, la responsabilità di quello che fa ricade sulla scuola, e quindi ci deve essere un docente che lo accompagni, preside, no? Cioè l'autogestione, cioè l'idea che possano rimanere degli studenti da soli a scuola nel pomeriggio è poco praticabile, ma per tutela degli studenti e non per non volontà, perché se succede qualcosa a uno studente di pomeriggio e non c'è un docente che stia lì con lui, la scuola è fortemente inadempiente. Anche perché quando partono tutte le attività si sta a scuola almeno fino alle 16:30-17 facendo le varie attività, quindi poi diventa anche un po' difficile pensare di proporre qualcos'altro. Insomma, abbiamo attività di cineforum, alcune attività che magari vanno anche oltre questo orario, però ecco, sono attività che richiedono sempre la vigilanza. E quindi finché i ragazzi sono a scuola c'è sempre il personale scolastico, ecco. Quindi non so in che termini pensate che si possa fare autogestione, però i ragazzi di sicuro possono stare a scuola e la scuola è aperta per molte ore. Noi finiamo in genere alle 17 come attività tutti i giorni, e quindi garantiamo comunque una serie di attività alternative, ecco. C'è una sorta di graduatoria temporanea in cui una famiglia può verificare almeno l'ipotesi di numero di iscritti e con quale CAP? No, questo non l'abbiamo mai fatto. Dipende dalle iscrizioni, non abbiamo graduatorie temporanee.
Oltre al bilanciamento maschi-femmine, ci sono criteri specifici di composizione delle classi? Ecco, questo non l'abbiamo trattato, ma allora noi abbiamo una commissione di docenti che da anni svolge questo compito, cioè di preparare le future classi prime, e proprio il criterio è quello di creare classi omogenee nella disomogeneità e omoeterogenee, una cosa del genere. C'è un termine tecnico per indicare che in tutte le classi devono essere presenti studenti con, per esempio, voto di uscita dalla scuola media, che dal 10 in giù, in maniera omogenea. Quindi i criteri sono sicuramente il criterio dei maschi e delle femmine, che è molto importante il bilanciamento di questo, e il voto di uscita dalla scuola media. Quindi noi dobbiamo aspettare, per creare le classi, che i genitori ci comunichino il voto di uscita dalla scuola media, perché in ogni classe ci deve essere un uguale numero, o il più possibile uguale numero, un'equa distribuzione nelle classi di tutti i voti. Poi chiaramente anche la distribuzione dei DVA, gli alunni con handicap, quella chiaramente va curata, o anche con DSA, cioè possibilmente non tutti concentrati in una classe. E quindi, certo, poi è un criterio comunque, come dire, che ha dei margini, perché il 10 di una scuola media o di un consiglio di classe di una scuola media può essere diverso dal 10 del consiglio di classe di un'altra scuola media, ma noi a questo non abbiamo modo di porre rimedio, diciamo. Come, se avete gestito situazioni di ragazzi con doppia eccezionalità, cioè disturbi specifici d'apprendimento e plus dotazione, grazie. Questo caso mi sembra che non ci sia mai capitato. E per la plus dotazione si fa lo stesso ragionamento, si fa un percorso didattico personalizzato, per cui nel momento in cui ci dovesse essere un caso del genere, tiene conto di una certificazione che comunque viene consegnata alla scuola, in base alla quale verrà predisposto il piano didattico personalizzato. Fino a questo momento non mi pare che ci siano stati questi casi, e comunque c'è il Dipartimento dell'Università di Pavia che si occupa proprio di questi casi, per cui nel momento in cui ci dovesse essere bisogno avremo comunque anche il supporto dell'università, che ci aiuterebbe a gestire questi casi. Però ecco, come tutti gli altri casi che rientrano nei BES, bisogni educativi speciali, anche la plus dotazione rientra nei BES, e quindi si parte da un piano didattico personalizzato. Il liceo scientifico e il professionale sono nello stesso plesso del liceo linguistico? Sì, diciamo che la scuola è unica, per cui abbiamo quest'anno le classi del liceo sono più nel corpo centrale, però ce ne sono alcune anche nel corpo laterale, e quindi diciamo che non c'è una divisione di spazi. È una scuola unica, c'è un edificio centrale e uno laterale, che però sono collegati fra loro, quindi non ci sono due plessi distinti, è un'unica grande realtà. Con quale cadenza periodica vengono organizzate le attività sportive e le eventuali gare? Domanda piuttosto difficile, dipende un po' dal docente, le attività sportive pomeridiane, probabilmente anche settimanalmente. Allora, questo dipende da un'organizzazione che si fa a livello provinciale comunque, perché noi, avendo il centro sportivo studentesco a scuola, prendiamo parte ai campionati, per cui poi le date non è che le decidiamo noi, sono date che ci vengono comunicate da chi gestisce a livello provinciale, ecco, per cui diciamo che lo scorso anno non ha fatto testo perché queste attività sono state tutte bloccate, adesso vediamo che cosa succederà, però sono date che non possiamo darvi in anticipo assolutamente, diciamo che sono attività che coprono l'anno scolastico. Test di matematica informativo, rispondi tu Alessio. In presenza, poi open day,
in presenza anche per il liceo scientifico, come sembrerebbe dalla locandina, solo per il professionale? Dunque, abbiamo detto che Per il momento, per il liceo, visto il numero delle prenotazioni, non era possibile farlo in presenza. Quindi fino al 31 dicembre, data diciamo che per il momento determina l'emergenza, noi faremo questi primi due open day, questo di oggi e quello di dicembre, a distanza. Se poi l'emergenza finirà col 31 dicembre, a gennaio faremo in presenza anche l'open day del liceo scientifico e vi daremo poi tutte le informazioni. In questo momento è previsto in presenza l'open day del professionale, perché i numeri sono molto molto contenuti, per cui abbiamo la possibilità di ospitare le famiglie anche nel mese di novembre e dicembre. I numeri degli studenti come cambiano dal primo anno fino ad arrivare al quinto liceo nella stessa classe, tra abbandono e bocciature intendo? Allora, sì, certo, c'è una lieve diminuzione del numero degli studenti a causa delle bocciature, peraltro ci sono anche, ogni anno riceviamo numerosissime richieste di inserimento. Quindi in parte diciamo gli studenti che escono e quelli che entrano nella nostra scuola si bilanciano. Però sicuramente una minima diminuzione nel numero degli studenti dalla prima alla quinta si osserva da noi come in tutti i licei. Insomma. Vuoi dire qualcosa? Vabbè. Sì, anche da noi è diminuito tanto. Eravamo in prima sui 29. Adesso siamo 21, però quello che ci tengo a dire è che a me sembra di essere arrivata già dall'anno scorso in una classe in cui tutti lavoriamo bene, in cui siamo tutti bravi, e questo è molto stimolante. E quindi non è un lato negativo, non penso sia un lato negativo, ma è importante arrivare in una classe dove si lavora bene. Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte in area urbana o anche extraurbana, cioè a dire fuori dalla città? Penso che dipende, però sicuramente può essere svolta anche in area extraurbana. Poi alcune domande si ripetono un po'. Avete dati sulle scelte degli studenti in uscita dal vostro liceo? Grazie. Allora, sì, sicuramente risponderebbe bene il professor Pedercini, ma comunque a memoria dico che, se mi vuoi anche scrivere in chat, così diamo una risposta. Test di ammissione abbiamo detto no. Che orario fa la scuola? Abbiamo detto 8:14, salvo situazione epidemiologica che ci sarà l'anno prossimo. Test di ammissione abbiamo detto no. Corsi di spagnolo e francese continuano a chiedere. Allora, noi avendo il liceo linguistico all'interno abbiamo anche appunto la possibilità di fare questi corsi pomeridiani di francese e spagnolo, per cui se qualche ragazzo li vuole frequentare chiaramente è avvantaggiato, perché li può fare nella stessa scuola, insomma. Per cui dicevamo già prima, la professoressa Cariota ha specificato che l'inglese è la lingua che accomuna tutti i corsi di studio, e chiaramente sull'inglese ci sono tanti corsi di preparazione alle certificazioni per tutti. Poi il liceo linguistico porta avanti anche altri tipi di attività, anche per esempio il cineforum in spagnolo, in francese, e sono attività rivolte comunque a tutti gli studenti. Quindi sì, gli studenti se vogliono possono partecipare a questi corsi extra che si fanno nelle altre lingue. Ecco, direi che adesso aspetto la risposta del professore responsabile dell'orientamento in uscita. Direi che dunque prevalentemente materie scientifiche, molti studenti si iscrivono al Politecnico e alla Bocconi, economia, ingegneria soprattutto, un po' meno studenti invece scelgono medicina e giurisprudenza, qualche sparuto caso di scelta di storia e filosofia so, e anche di lettere, non sono molti però qualcuno c'è.
discrete anche materie artistiche come beni culturali. Anche lì abbiamo richieste, cioè studenti che si iscrivono ai beni culturali. Vediamo se arrivano altre domande, perché più o meno abbiamo risposto a tutte, salvo quelle che si ripetevano anche per... Quindi noi faremo un po' come lo scorso anno, adesso prendiamo visione di tutte queste domande e prepareremo un risponderemo alle domande e troverete queste FAQ sul sito della scuola nella sezione orientamento, in modo che se andate lì trovate le risposte appunto che abbiamo dato, perché molte si ripetono, riguardano gli orari, riguardano l'offerta formativa, i criteri eccetera eccetera, per cui sono domande che possono avere una risposta univoca, insomma. Poi invece quelle particolari ce le potete anche fare tramite mandando una mail al solito indirizzo e vediamo di rispondere in maniera diversa, ecco. Però queste di carattere generale, adesso proveremo a fare questo elenco di FAQ e ve le mettiamo sul sito, così potete trovarle sempre disponibili. Ok, allora oggi abbiamo concluso e siamo stati in tanti, speriamo di aver comunque dato delle indicazioni a voi genitori che in questo momento dovete affiancare i ragazzi a scegliere la scuola, speriamo di avervi chiarito un po' le idee e comunque ecco, vi ricordiamo che abbiamo ancora due appuntamenti e ci vedremo sia a dicembre che a gennaio. Magari se ci saranno poi disposizioni diverse, anche sempre legate a questo particolare momento che stiamo vivendo, chiaramente vi daremo altre indicazioni. Tra qualche giorno dovrebbe essere pubblicata la circolare ministeriale sulle iscrizioni, per cui noi poi pubblicheremo tutto sul nostro sito. Troverete in tutte le indicazioni per poter prenotare anche un appuntamento con la segreteria didattica, se avete bisogno poi anche di aiuto nel mandare questa domanda online, e quindi vi daremo sempre tutti gli aggiornamenti, insomma, che ci potranno essere, ecco. E sì. Il prossimo a dicembre sarà di pomeriggio e poi ci rivedremo invece a gennaio, sempre un sabato 15 gennaio, e lì poi se possiamo appunto attivarci in presenza vi sarà comunicata l'organizzazione. Trovate sempre, comunque voi consultate sempre il sito sezione orientamento, perché tutti gli aggiornamenti li pubblicheremo lì sul sito. Quindi direi che possiamo salutare i genitori e i ragazzi che sono stati con noi e speriamo di potervi avere, insomma, nella nostra scuola, di potervi avere come studenti a settembre. Io ringrazio ancora le studentesse che oggi ci hanno aiutato, sono state con noi per rispondere anche alle vostre domande, Matilde e Greta, e ai docenti chiaramente che hanno lavorato per questo evento. Professor Pedercini, che come dicevamo si occupa di orientamento sia in entrata che in uscita, la professoressa Maino, il professor Brioschi e la professoressa Cariota, che è anche la vicepreside, insomma, della scuola. Vi salutiamo tutti e un arrivederci, a presto.